Salve a tutti, buongiorno. Oggi vi accolgo dalle nuove aule che a breve saranno ufficialmente consegnate dalla provincia all'Istituto Leonardo da Vinci. Si tratta di 7 aule, che sono state allestite durante l'ultimo anno scolastico, ma che in realtà nascono da una richiesta fatta, ben 4 anni fa all'ente provincia, in quanto, come è oramai noto, è risaputo, l'Istituto Leonardo da Vinci è l'unico istituto della provincia in controtendenza rispetto al calo demografico e, come tutti sapete, in questi anni abbiamo avuto problemi di capienza con la didattica a distanza. Finalmente, dopo un lungo percorso di collaborazione e di interlocuzioni con la provincia e con l'ufficio dell'edilizia scolastica, siamo addirittura d'arrivo, in quanto le aule, come vedete, sono pronte, allestite. Ripeto, abbiamo bisogno soltanto di avere la consegna ufficiale e le certificazioni. Quindi ci avviamo al mio oramai quinto anno di direzione all'interno dell'istituto con insomma, un grande risultato e traguardo raggiunto. Sicuramente nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione con l'assessore Crivelli, organizzeremo anche una inaugurazione di queste aule che ospiteranno 7 classi dell'Istituto da Vinci. E ovviamente abbiamo anche ceduto al Liceo Galilei le 3 aule di cui avevano bisogno anche loro, e per una questione di organizzazione scolastica e dislocazione degli studenti abbiamo reputato opportuno utilizzare questa organizzazione di dislocazione e ripartizione degli spazi. Ovviamente saprete tutti anche che sono in corso anche al triennio dei lavori di ristrutturazione edilizia, oramai già iniziati lo scorso anno e intensificatisi durante la pausa estiva. Questi lavori sono tuttora in corso, a breve avrò un'altra riunione di cantiere, che oramai sono riunioni settimanali che facciamo con la ditta dei lavori, con i responsabili della provincia e con l'ufficio tecnico dell'istituto. Questi lavori non saranno ultimati soprattutto al piano terra, che interessa, diciamo, parecchi laboratori dell'istituto. Ci sarà una consegna fatta a tempistiche scaglionate e, proprio per evitare il più possibile il ricorso ulteriore alla didattica a distanza, abbiamo richiesto e ottenuto il posizionamento di aule provvisorie e temporanee che, su mia richiesta, anche sempre per una questione di organizzazione di spazi e di spostamenti degli alunni, sono stati allocati fuori al parcheggio del distaccamento del Rosmini, proprio per avere gli alunni abbastanza vicini e accorpati tra loro. Insomma, sicuramente gli obiettivi e i traguardi sono stati raggiunti. C'è bisogno ancora di un po' di pazienza per queste difficoltà logistiche, ma insomma si capisce bene che da parte di un capo d'istituto vengono poste in essere tutte le azioni necessarie per garantire ai ragazzi il diritto all'istruzione o a un'istruzione in presenza. Per cui, seppur disagiate, diciamo, queste classi che andranno in questi moduli temporanei, sempre meglio che ricorrere alla didattica a distanza. Per cui, che dire, buon anno scolastico a tutti, abbiamo tante cose da fare. Ringrazio tutto il personale scolastico, in particolar modo gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici che in questi mesi, credetemi, hanno fatto un lavorone enorme, dallo sgombero e dal trasloco dei laboratori lì al triennio all'allestimento e le pulizie in questi ultimi 10 giorni di tutto l'istituto. Credetemi, è una corsa contro il tempo e stiamo facendo il tutto e il più di tutto, anche ci stiamo attrezzando anche per i miracoli, per garantire ai ragazzi un rientro in classe nelle migliori condizioni possibili. Grazie a tutti e buon anno scolastico.